Vola il turismo per il Verbano Cusio ed Ossola e il 2017 è stato un vero e proprio anno magico che si è chiuso con un +10, +12% di presenze. La notizia arriva dal distretto turistico dei Laghi e delle Valli e riguarda sia il settore alberghiero che i campeggi. Certamente il bel tempo ci ha favorito, spiega il presidente del distretto Oreste Pastore, aggiungendo che in molti ormai scelgono i laghi, abbandonando vecchie destinazioni anche congressuali, come il Nord Africa. La neve è stata la ciliegina sulla torta, con tutte le stazioni sciistiche che hanno fatto il pieno, aggiunge Pastore. Dal distretto, dunque, la conferma di un avvio di stagione invernale molto positivo, anche grazie a manifestazioni capaci di attrarre pubblico anche in periodi non di alta stagione, come già evidenziato da Federalberghi VCO. In atto poi un cambiamento rispetto alla clientela abituale. I vacanzieri dell'Est Europa stanno iniziando ad apprezzare le nostre mete e si vanno ad affiancare agli affezionati provenienti dalla Svizzera tedesca. Nuovo impulso anche per i francesi, che da qualche tempo latitavano da queste parti. I nostri laghi e le nostre montagne restano molto gettonati dalla clientela proveniente da Milano e Varese. Siamo molto contenti per tutte le persone che in questi anni hanno curato bene il nostro settore ricettivo, per i gestori degli impianti sciistici che nei passati inverni hanno sofferto non poco per la mancanza di neve. Speriamo in una stagione lunga che prosegua fino a febbraio-marzo, ha concluso Pastore. Dopo il nevischio già caduto oggi, nuove nevicate sono attese in quota anche nella giornata di domani. Resta alta l'allerta valanghe sulle nostre montagne. Per la giornata di giovedì, il bollettino ARPA Piemonte indica pericolo da marcato a forte, a seconda delle zone. Le temperature minime sono in rialzo, in discesa le massime. La colonnina di mercurio oscillerà tra i 4 e i 9 gradi.